Grazie, nuovo makeup tutorial ed è stata un'impresa filmare questo tutorial. Non ne avete idea, l'avevo filmato ieri e oggi lo stavo editando tutta contenta, tipo, yeah, che bello lo carico, e invece mi sono accorta che mancavano alcuni pezzi, altri pezzi erano sfocati, insomma un disastro. Allora oggi ho rifilmato alcune parti, quindi se vedete che in alcuni punti sembro diversa, il trucco sembra diverso, è perché sì, l'ho filmato in 2 giorni diversi, purtroppo. Però ecco, ci tenevo a farvelo vedere perché almeno a me piace molto e trovo che sia molto primaverile, molto estivo, molto carino e perfetto anche per tutte. Perché comunque nonostante sia di questo bel verde smeraldo abbastanza sgargiante, non è difficilissimo da portare perché è abbastanza contenuto. Vedete che mi sono concentrata lungo la linea delle ciglia sia superiori che inferiori. Quindi il verde non sale tantissimo e quindi questa particolarità diciamo lo rende portabile anche da tutte. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è, tada, l'ho fatto le unghie nere per la prima volta nella mia vita e devo dire che mi piacciono molto, cioè comunque le trovo abbastanza eleganti, quindi non lo so, mi piacciono. Non so se vi ricordate che in qualche video, nel video del Cosmo Prof, vi avevo detto che non sapevo se farle, se voi le usavate, oddio, se voi vi fate le unghie nere o meno. E niente, ho deciso di provarle e sono abbastanza soddisfatta. Continuo a guardare lì nello schermo perché ho il terrore di non essere a fuoco. E da questo trucco mi sono ispirata a questo trucco che avevo visto su Glamour, mi sembra, di qualche mese fa. E ho conservato le foto di questa modella, a parte che è strabella, poi vabbè, in piscina, brutta fortunata. Comunque, come vedete, come almeno spero si veda, vedete che è abbastanza contenuto. Poi ha queste labbra arancioni, il trucco è abbastanza contenuto, potete vederlo anche in questa foto. E anche in questa qui. Quindi ecco, io mi sono ispirata al trucco di questa modella. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. E se avete voglia di riprodurlo, magari postatemi un video risposta o una foto su Facebook, mi fa strapiacere. Io vi mando un bacio, seguite il tutorial. Ciao! Per prima cosa applico questo matitone lungo la linea delle ciglia, sia superiori che inferiori. Quindi non salgo fino alla mia piega dell'occhio, mi fermo un po' prima. E con un pennello di sfumatura sfumo. Il secondo colore che applico è questo bel verde menta shimmer e lo applico nell'angolo interno. Un pennello di sfumatura, prendo questo marrone, questo sarebbe un bronzer, questa è la palette dei blushissimi, quindi con tutti i blush, però va benissimo utilizzato anche sugli occhi, insomma, In prendo modo molto questo delicato marrone. perché voglio giusto una sfumatura chiarissima. Il prossimo colore che scelgo di applicare è Humid. E lo tampono sopra al verde. Prima tampono e poi sfumo. A questo punto applico questa matita color avorio nella rima interna. Aggiungo wasabi nell'angolo interno dell'occhio. Mascara e ciglia finte. Aggiungo un po' di cipria su tutto il viso, questa è quella che diventa liquida a contatto con la pelle, quindi che diventa fresca, sembra fredda, sembra liquida.
aggiungo un po' di blush arancione. E poi questo rossetto che è uno dei miei preferiti del momento. Una punta di gloss solo al centro per far sembrare le labbra più voluminose. E questo è il look finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Clicca sulle immagini per vedere altri video. Dai! Dai, fallo e iscriviti. Un bacio, ciao!